Sono Caliendo Andrea, il promotore di questa manifestazione. Questa manifestazione è stata voluta da tutti i cittadini che in particolare vivono sulla via Emilia. Qui ci sono più di 2.000 abitanti. La via Emilia è transitata da tutti i giorni da oltre 38.000 veicoli. Che collega, qui ci sono due strade provinciali, la numero 40 e la numero 39, che collega l'est con l'ovest. La provinciale 40 proviene da Binasco, e cioè dal casello autostradale di per Genova. L'altra strada provinciale, la numero 39, proviene da Melzo, a Grate Brianza, dal casello autostradale dalla A4 per Venezia, per cui qui c'è un congiungimento di 38.000 veicoli che transitano per est-ovest. Sono 1.500 metri di centro abitato e il traffico in alcuni orari, in particolare la mattina, sono code chilometriche, veicoli fermi sulla strada nel centro abitato con uno smog, un inquinamento non più tollerabile. Se noi pensiamo che Melegnano, questa via Emilia, questo tratto di 1500 metri, è stato realizzato nel 1928 dal regime fascista, dopodiché nulla è stato più fatto. Intorno a Melegnano siamo rimasti a 1928. I cittadini a volte si chiedono anche se bisogna aspettare un altro regime fascista per fare un altro pezzo di strada, che nessuno lo vuole ovviamente. Per questo questa mattina ci siamo riuniti e abbiamo indetto questa manifestazione per sensibilizzare un attimino le autorità politiche, sia provinciali sia regionali in particolare, perché qui si parla da 50 anni, sono oltre 50 anni che si parla della bratella di Melegnano. Già io ero ragazzino e mi ricordo perfettamente, nel 1963 è stato demolito un distributore di benzina all'uscita di Melegnano per far posto alla tangenziale, alla bretella. Era il 1963, hanno picchettato, ma da allora sono rimasti i picchetti, neanche i picchetti sono più rimasti. Ecco perché noi chiediamo in particolar modo, è vero che la TEM devono iniziare, la società per la costruzione della tangenziale esterna Milano deve realizzare quest'opera bellissima, bellissima opera. E è anche vero che i lavori sia collaterale sia la bratella di Melegnano, compresa la bratella di Melegnano, fa parte di quest'opera. Però noi chiediamo lo scollegamento dell'inizio dei lavori della bretella, perché per noi la bretella è fondamentale, non più rinviabile come lavoro. Per questo noi chiediamo a gran voce che i lavori della bretella inizino più presto possibile, che collega la Cerca, la strada provinciale Cerca, con la strada provinciale Binasca, che collega qui a nord di Melegnano. Sono meno di 2 chilometri da realizzarsi e noi chiediamo a gran voce che questi 2 chilometri vengano realizzati al più presto, indipendentemente che inizino o non inizino questi lavori della TEM, no? Che anche comunque è una grandissima opera per il sud di Milano. Questo noi chiediamo, sensibilizzare le autorità, le istituzioni, affinché si diano una mossa una volta per tutte e non più chiacchiere, non più parole, perché sono più di 50 anni che la gente sente dire iniziamo oggi, iniziamo domani, ma qui passano i giorni. Anche in questi giorni ci viene promesso che i lavori inizieranno quanto prima, però sinceramente vediamo poco. Noi ci crediamo che i lavori inizieranno fra poco, ma fin quando non li vediamo questi lavori iniziare non è. Ecco, la fiducia è andata un po' scemando di livello, i cittadini sono stanchi di aspettare, ma in particolar modo la via Emilia è troppo intasata, sono code chilometriche, la mattina è impressionante, bisogna viverla la realtà per capirla, perché se si vive la realtà allora la gente si può rendere conto, e noi la vediamo tutti i giorni qui a Melegnano. Credo che sia questa manifestazione sia giusta, sia una manifestazione che andava fatta, è stata fatta già nel passato, occorre sollecitare le autorità competenti a far sì che il collegamento Cerca Binasca avvenga nel più breve tempo possibile, indipendentemente dalla realizzazione dell'autostrada tangenziale est-esterna. Quindi occorre scorporare le due cose, non può essere che la bretella attesa da 50 anni attenda ancora altro tempo, cioè i tempi di realizzazione della tangenziale est-esterna. Sono Francesca Lemmi, sono candidata alle primarie del centro-sinistra che ci saranno domani a Melegnano, sono presente anche oggi perché reputo importante che si faccia qualcosa per il traffico melegnanese. La bretella
è sicuramente un elemento che risolverebbe molte problematiche. Credo che sia fondamentale che venga fatta prima della TEM. In questo momento è condizionata dalla costruzione della TEM, secondo me sarebbe importante che venisse stralciata e che i lavori iniziassero prima. Anche ieri ha emanato un comunicato dove si impegnano ad iniziare i lavori al più presto possibile. Noi ci crediamo, però sono 50 anni che ci dicono la stessa cosa. Questa è la realtà. Hai bloccato.